È incredibile quanto ci sia da scoprire in una semplice tazzina. Amato e bevuto in tutto il mondo, l'espresso ha ancora molti segreti da svelare e tante storie da raccontare. Un vero tesoro di conoscenza per intenditori e appassionati. Per conoscere veramente la tazzina occorre sgombrare il campo da alcuni luoghi comuni e fare proprio alcune astuzie del mestiere. Per preparare un espresso normale, un ristretto o un lungo, è necessario sempre lo stesso tempo, i canonici 30 secondi. Ciò che varia è la macinatura. Quando la polvere di caffè è più fine, oppone maggiore resistenza all'acqua e produce un caffè più corto. Quando è più grossa, lascia scorrere l'acqua più liberamente, riempiendo prima la tazzina e creando così un caffè lungo. Quando la formula magica di preparazione dell'espresso non viene rispettata, capitano gli incidenti più ricorrenti. Ci possiamo trovare davanti soprattutto a due tipi di espresso sbagliati, sottoestratto e sovraestratto. Per fortuna riconoscerli è molto semplice. È sottoestratto un espresso prevalentemente preparato con un tempo, una dose di caffè o una temperatura dell'acqua inferiore alla regola. L'estrazione delle sostanze dal caffè non è completa e l'espresso si presenta poco corposo e troppo acido. La sua crema è chiara e poco persistente. È sovraestratto invece un espresso preparato con un tempo, una dose di caffè o una temperatura dell'acqua superiore alla regola. L'estrazione delle sostanze dal caffè è in questo caso eccessiva e il caffè si presenta amaro e astringente. La sua crema è scura, spesso con un bottone bianco al centro. L'espresso offre un equilibrio perfetto al naturale, senza l'aggiunta di zucchero o latte. Tanti appassionati però non vogliono rinunciare alle loro abitudini e preferiscono dolcificare o macchiare la tazzina. Nulla di imperdonabile, ma volendo approfondire la conoscenza del caffè e diventarne veri cultori, si può gradualmente abituare il palato a degustarlo senza distrazioni. E l'acqua? Un bicchierino bevuto rigorosamente prima della degustazione serve a pulire la lingua e consente di percepire più distintamente i sapori acido, amaro e dolce. Caffè e acqua hanno un'importante cosa in comune, sono le due bevande più consumate al mondo. In tutto il pianeta ogni anno vengono bevuti 240.000 milioni di litri d'acqua e 160.000 milioni di litri di caffè. Naturalmente l'espresso non sarebbe ciò che è se non portasse con sé anche la particolare composizione chimica del caffè con cui viene preparato e soprattutto se non contenesse la caffeina. Ma non tutti sanno che tra le tecniche con cui è possibile fare un caffè, l'espresso è quella che estrae la minor quantità di caffeina, mentre la moka e il caffè filtro ne hanno una quantità maggiore. Più aumenta il tempo di estrazione e quindi il contatto con l'acqua, maggiore è la presenza di caffeina in tazza. Secondo la leggenda, fu un pastore etiope, molti secoli fa, a scoprire per la prima volta le proprietà del caffè. Da allora, per diventare espresso, il chicco ha vissuto una storia ricca e piena di invenzioni e successi. Nelle mani dei migliori baristi, oggi, ha conquistato l'intero mondo. Ma serve un sapiente narratore per raccontare una storia così importante. Le storie leggendarie sono attraenti, in quanto fanno parte della poesia dei popoli. Io preferisco però andare a riferirmi alle fonti documentali. La più antica è un'opera del frate Fausto Naironus, la sua De Saluberrima Pozione, del 1671, il primo trattato dedicato al caffè. Lì si riporta il mito di un antico pastore di nome Shadli, forse etiope, forse yemenita, che venne stupito dal nervosismo del suo gregge. Di capre si usa raccontare, però nell'opera originale, che io sono andato a compulsare nella versione latina originale, si parla di cammelli. Trovato il bestiame che si pasceva ad un arbusto gravido di ciliegie rosse e brillanti, il pastore attribuì ad esse le proprietà stimolanti sui suoi animali ed intraprese addirittura un viaggio per sottoporre il misterioso frutto alla sapienza di un monaco. «Opera del diavolo!» sentenziò il santone. E scaraventò nel fuoco le rosse ciliegie, che sprigionarono un aroma unico ed allettante. Verosimilmente, proprio quei chicchi, frantumati ed affogati in un recipiente colmo d'acqua calda,
diedero vita alla prima tazza di caffè al mondo. Si dice che questa bevanda amara e scura permettesse ai monaci di fugare il sonno durante le loro lunghe notti di preghiera, cominciando ad essere considerata un vero e proprio dono divino. Alle soglie del Novecento, in Europa, si sperimentavano le tecniche migliori per preparare un caffè nuovo, più aromatico, corposo e rapido da fare, perfettamente in linea con un'epoca tanto appassionata di velocità e modernità. Ma per ottenere una bevanda più equilibrata e intensa, occorreva lavorare sulla pressione. Nel 1884, all'Esposizione Universale di Torino, comparve la prima macchina per espresso, progettata da Angelo Moriondo. A essa seguirono modelli leggendari, come la Bezzera, la Pavoni e la Vittoria Arduino. Il risultato era un caffè amaro, poco intenso e con un leggero sentore di bruciato, ancora lontano dal caffè che beviamo oggi. La svolta arrivò nel 1935, quando, per produrre pressione per la sua macchina d'espresso, Francesco Illy ebbe l'intuizione di utilizzare una fonte di pressione esterna. Nacque così Illetta, una delle progenitrici delle macchine d'espresso contemporanee. Durante la preparazione, la temperatura dell'acqua non superava i 100 gradi. Si otteneva così un risultato abbastanza simile a quelli attuali. Accanto a Illetta, sono molte le innovazioni importanti che Illy Caffè ha promosso durante i suoi primi 80 anni di vita. La pressurizzazione per confezionare al meglio polvere e chicchi, le cialde monoporzione e le capsule iperespresso, per consentire una preparazione impeccabile dell'espresso in ogni contesto. L'espresso è una delle bevande più complesse che consumiamo. Grazie alla sua concentrazione, questa preparazione enfatizza le caratteristiche del caffè. Tutte, qualità come difetti. Un'autentica sfida, un vero e proprio banco di prova, che il barista affronta compiendo tanti piccoli gesti quotidiani, fondamentali per la riuscita della tazzina. Alcuni di questi sono invisibili, o non li notiamo. Per esempio, quando apre il barattolo di caffè Illy, circa 8 ore prima del suo utilizzo. Oppure tutte le volte che pulisce la macchina da espresso e fa sbuffare la lancia a vapore. O ancora quando calibra la macinatura, per adattarla alle condizioni di umidità e temperatura del locale. Fino al momento di servire, quando, per presentarci una perfetta tazzina di espresso Illy, le fa compiere un mezzo giro portando il manico a favore di impugnatura e il logo davanti al nostro sguardo. Se il bar è il tempio dell'espresso, il barista non può che essere il maestro di cerimonie. È solo grazie al suo talento e alle sue capacità che la degustazione può trasformarsi in un momento davvero memorabile. Simbolo del bar all'italiana, oggi l'espresso è consumato e amato da innumerevoli appassionati e al centro di abitudini che quasi ovunque affiancano tradizioni secolari. Ogni giorno, ai quattro angoli del pianeta, si bevono più di 6 milioni di tazzine Illy. In poco più di un secolo la tazzina ha conquistato il mondo.